Apre il santuario della Madonna di Novivelia, uno dei più importanti del sud Italia, situato sulla cima del Gelbison a 1705 metri sul livello del mare. Si rinnova dunque un antico rituale, quello del pellegrinaggio dei fedeli al Monte Sacro. Il santuario mariano infatti apre le sue porte annualmente l'ultima domenica del mese di maggio per accogliere i devoti provenienti da tutta la Campania e dalle altre regioni del meridione. Così ieri mattina è avvenuta la solenne apertura estiva del santuario con l'intervento del vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero, e alla presenza di tantissime persone che hanno reso omaggio alla Madre Celeste con la processione e la tipica struttura di candele e fiori portata sul capo di una donna fino all'effigie della Madonna, svelata agli occhi dei credenti come da tradizione. Il santuario resterà aperto fino alla seconda domenica di ottobre. Fino ad allora tanti pellegrini saliranno a piedi sul monte Gelbison, dove poi, in ginocchio, arriveranno fin davanti l'altare sul quale è posta la statua della Madonna, assisa sul trono con il bambino in braccio. Una leggenda narra che nel 1323, con un'apparizione, Maria chiese che la cappella fosse dedicata agli angeli. Da quel momento il santuario si caratterizzò per il suo valore religioso, ma anche per il panorama mozzafiato che si apre sulle colline verdi del Cilento fino al mare.